per Daily Basket, intervistiamo coach Scariolo. Coach, nel giro di pochi mesi per la seconda volta si trova a fronteggiare gli americani, prima alle Olimpiadi di Londra, oggi, anzi domani, i Boston Celtics. Com'è giocare con quelli che sulla carta sono i più forti? Ma senz'altro uno stimolo grande, soprattutto per i giocatori, che non hanno un'abitudine troppo frequente di giocare contro avversari di questo tipo, per i giocatori americani in maniera particolare, perché senz'altro hanno un qualcosa in più di aspettativa di loro famiglie negli Stati Uniti, magari con ex compagni di università, piuttosto che i giocatori contro cui hanno, si sono affrontati nell'NBA o nel college. Uno stimoli per divertirsi, per giocare sempre a grandi tensioni competitive. Da parte mia è un momento che è sempre stato piacevole, mi è capitato già di giocare due partite a livello di play e sono state due partite molto più vicine nel punteggio di quanto nessuno potesse pensare. Una la vincemmo, una perdemmo supplementare, con la nazionale anche siamo andati molto vicini, insomma. Molte volte la tattica, la competitività, altri fattori che non sono ovviamente il talento, perché il talento è sbilanciato, possono giocare un ruolo per equilibrare un match che invece ovviamente a livello di talento sulla carta sarebbe scomparso. Ecco, ma c'è qualcosa della partita di Londra di cui ha parlato con i giocatori, visto che comunque ha avuto modo di conoscere un certo tipo di atteggiamento, impresa diretta delle squadre americane, qualcosa che ha detto i giocatori riprendendolo dall'ultima sfida contro Team USA? Ma sai, la nazionale spagnola era, quando ho giocato la finale dei giochi olimpici, era un livello di amalgama, di conoscenza molto più alto rispetto all'Olimpiadi adesso. Io ero al quarto anno con la squadra, molti dei giocatori sono inseriti da tempo, quindi ovviamente è stato molto più facile arrivare a un punto di competitività anche tecnico alto, perché già sapevamo molto bene come trovarci, non c'erano difficoltà di giocatori nuovi piuttosto che già c'erano, come viceversa siamo ancora quotidianamente nella necessità di dover affrontare con l'Olimpia. Ho cercato di dargli qualche consiglio, senz'altro, perché è chiaro che ci sono 3-4 avvertenze da tenere ben chiare se non si vuole beccare una legnata, questo sì. Poi chiaramente è una partita dei giocatori, questa, molto molto di più che degli allenatori, nel senso che è chiaro che è il loro momento anche per provare a sbagliare senza grandi tensioni, per giocare senza pensare che perdere voglia significare nulla di particolare o che sbagliare un tiro sia questo gran problema, come dicevi, a volte risulta essere difficile. Ecco, è possibile che il passo falso di Bologna possa essere stato in qualche modo anche determinato dalla distrazione generata da questo evento, o è eventualmente un campanello d'allarme che forse è positivo sia suonato all'inizio? Ma non credo. Oltre ai meriti di Bologna, naturalmente. Assolutamente. Guarda, noi abbiamo giocato il quarto con il giocatore che ci aveva permesso di fare il break positivo, praticamente non c'era già più, era zoppo, anzi probabilmente avremmo dovuto toglierlo prima, soprattutto non farlo rientrare, no? Perché avevamo già preso un vantaggio importante, eccetera. Ma non l'abbiamo detto, cioè non è il nostro costume, la nostra idea quella di dire quando finisce una partita sì, però pensavamo ai Celtics, sì, però Lamford, assolutamente niente di tutto ciò, non dobbiamo farlo, siamo agli inizi e assolutamente chiaro il motivo per cui, a tutti quelli che capiscono di pallacanestro, il motivo per cui siamo ancora agli inizi, no, del nostro percorso, dobbiamo accettare le nostre sfasature, magari combattere, lottare per sopperire un pizzico più di concentrazione, di intensità alle carenze tecnico-tattiche che naturalmente ancora sono piuttosto evidenti, soprattutto a livello di alti e bassi di rendimento nel corso della partita.